prodotto del gruppo Kumming, L'invisibile ovunque. Innanzitutto, perché questo titolo? Ma dunque, il titolo è una definizione presa da una poesia di un autore alsaziano, il suo nome d'arte era Ivan Gogh, che nel 1916 fugge in Svizzera proprio per sottrarsi al grande massacro della prima guerra mondiale, per non dover combattere né da una parte né dall'altra. Lui aveva il padre che era germanofono e la madre che invece parlava francese. E in Svizzera scrive questo Requiem per i morti dell'Europa, una poesia che già nel 16 è molto critica nei confronti della guerra e di quello che la guerra sta facendo all'Europa, e in quei versi definisce appunto la guerra l'invisibile ovunque, cioè qualcosa che è dappertutto, non è soltanto al fronte, influenza la vita anche delle persone che stanno nelle trovie, che stanno nei villaggi, attraverso tanti meccanismi, insomma, dalla leva di massa alla mobilitazione generale, alla propaganda, e che spesso però è invisibile, spesso le persone non se ne accorgono di essere in guerra, appunto, soprattutto nelle retrovie, e al fronte invece capita che sia invisibile perché forse per la prima volta in una guerra moderna capita di poter essere uccisi da un nemico che non vedi. Quindi il nemico può essere appunto invisibile, mentre fino ad allora le battaglie si combattevano, diciamo, sulla base della visibilità dell'avversario, che appunto prima di ucciderti in qualche modo potevi guardare. Invece qui può arrivare una granata da dietro a una roccia, da un nemico che appunto non